Siamo vicini al Gran Premio della Montagna, avete visto che i corridori cominciano a proteggersi con le mantelline. Corre. Questo invece è Luis León Sánchez. Anche lui in classifica, corridore che quest'anno, come lo scorso anno e due anni fa, vinse una tappa, quest'anno ci è andato vicino a San Juan de Moriana quando è stato battuto da Sandy Casar. Attenzione, attenzione, attenzione qua adesso, no, incredibile, addirittura al no. Gruppo. Stanno attraversando la strada davanti al gruppo un gregge di pecore, no, certo. No, però insomma Alessandro, cioè, io sinceramente mi arrabbierei di più perché mi ha attraversato la strada una pecora, piuttosto, anzi un gregge di pecore, anziché se mi è saltata la catena, insomma. Perché... Stanno cercando di restare in gruppo, esatto. Ma non ce la fanno, perdono terreno proprio in questo momento. Ci voleva anche il numero. Ne abbiamo viste di tutti in questo tour. Ecco, intanto rivediamo il momento in cui ecco c'è qua. E sta adesso arriva la maglia gialla. Tra l'altro pericolosissimo anche per le moto, perché insomma ti attraversa così all'improvviso. Sì. Che cavalleria. Davvero, si sono fermati. Dai. Questi francesi sono eccezionali. Fanno passare anche le pecore. E loro, sai, anche loro hanno saputo dell'importanza del tour, vogliamo esserci anche noi.